Lorenzo Assini, buongiorno. Buongiorno. Difensore della Juniores, sei nuovo in questo ruolo perché fino all'anno scorso giocavi a centrocampo, è stato proprio Tagliani a convertirti nel ruolo di terzino. Partiamo da qui, da come ti trovi in questo nuovo ruolo. Innanzitutto buongiorno di nuovo. Diciamo che non è stato facile ripartire da questo nuovo ruolo che mi ha ritagliato il mister Tagliani. Diciamo che appunto non è stato facile poiché mi ha dato responsabilità, quindi mi ha dato dei compiti, quali seguire la linea difensiva, seguire l'uomo che mi partiva alle spalle, l'uno contro uno, e appunto questa cosa qua mi ha responsabilizzato. C'è voluto un periodo probabilmente di adattamento per queste nuove fasi di gioco, i risultati però stanno arrivando, sei stato anche importante in zona gol in determinate occasioni. La squadra col passare delle giornate ha carburato, adesso siete proprio a ridosso della zona playoff, bisogna solamente entrarci, e sabato siete attesi da uno scontro importante contro la seconda in classifica, Caldiero Terme. Sì, ha detto bene, stiamo facendo bene, finalmente siamo riusciti a ingranare. Veniamo da buoni risultati utili consecutivi. L'ultima partita con Villafranca siamo stati bravi a non sottovalutare l'avversario, a partire subito forte, e noi tutti siamo sicuri che faremo bella figura col Caldiero perché abbiamo le capacità e le doti per farlo. Avete un tecnico che fin dall'inizio della stagione ha sempre creduto molto in voi, anche quando le cose andavano male continuava a ripetere che la squadra si sarebbe ripresa ed era una squadra di prospettiva. Ora, quello che vi continuo a ripetere è: non bisogna abbassare l'attenzione, non pensate di aver già fatto tutto, perché si è fatto nulla, basta un passo falso che i playoff di nuovo si allontanano. Sì, questa cosa il mister ce l'ha sempre detta dal primo giorno, e noi continuiamo sempre a lavorare a testa bassa e siamo consapevoli che prima o poi i risultati arrivano, difatti sono arrivati e continueremo a fare così. Come si vive a ridosso della prima squadra? Perché sono ultimamente già con Carobbio, poi è successo anche domenica scorsa con Cogliandro, molti di voi stanno iniziando a qualche allenamento, alle partite, Scidone spesso sale, è salito anche Bosio, è un obiettivo per voi che vedete vicino? Questa cosa qua diciamo che si nota perché ci ha motivato tanto anche negli allenamenti, siamo molto più carichi, siamo molto più vogliosi appunto perché alla fine la prima squadra è un obiettivo. È un obiettivo che noi ci poniamo il primo giorno che veniamo qua a Celiverga e lavoriamo per arrivare su in prima squadra. Un obiettivo è anche quello di mantenere la categoria per la prima squadra, e anche voi del Vivaio state dando il vostro apporto, al di là della partecipazione in allenamento alle partite, però è recente anche quell'iniziativa che avete avuto voi del Vivaio, anche te mi sembra abbia scritto sì. Una lettera per, diciamo, tra virgolette, motivare la prima squadra a non farli sentir soli. Sì, io l'ho scritta a Mozzanica. E devo dire che appena ho visto che ha segnato mi è venuta in mente la lettera che gli ho scritto e non era, cioè diciamo che la lettera che gli ho scritto era per lui ma era anche per tutta la squadra perché alla fine non bisogna mai mollare. Un'unità che deve fare la differenza come in passato. Sì. Ecco, allora abbiamo detto dell'incontro che vi aspetta sabato, sono 7 se non sbaglio risultati utili consecutivi in campionato, come vivete questi risultati ottenuti nel corso della settimana, come fate a mantenere alta la concentrazione come vi chiede Tagliani? Allora il mister ci ha sempre detto di tenere i piedi per terra perché non abbiamo ancora fatto niente, ci ha sempre detto che è vietato sbagliare, non sottovalutare nessuno e noi faremo così, continueremo a lavorare, continueremo a martellare sui nostri difetti, cercando di migliorarci sempre giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e prima o poi ce la faremo. Una partita pazza quella contro Villafranca, in vantaggio 2-0 dopo neanche 6 minuti, ripresi sul 2-2 nell'arco di 2 minuti, intorno al 20esimo mi sembra sempre del primo tempo, e a fine primo tempo ancora 2 guizzi per andare su 4-2 su cui poi si è chiusa la partita. Diciamo che questa partita qua riassume benissimo quello che siamo noi, una squadra pazza ma che gioca benissimo ma che ha dei momenti in cui si perde e può succedere di tutto in quei momenti lì, però quando abbiamo la palla noi facciamo davvero male. Bisogna limare quei momenti perché poi sono le piccole cose che fanno la differenza al risultato finale, e quando le partite poi contano contro avversari di valore, poi se concedi poco paghi poi tanto. Vero. Sì. È vero, perché difatti anche questo campionato qua certe partite le abbiamo pagate care per queste disattenzioni. Bene, allora in bocca al lupo per l'impegno di sabato e avanti così. Crepi.